Bentornati sul canale dell'Arma, siamo qui con Nicola Perri, Cafatto, top 32 nazionale italiano. Con che mazzo? Brave Punk. Come mai questa scelta? È uno dei mazzi più consistenti che abbia mai giocato in vita mia. Poi l'engine dei Brave continua a rimanere broken. Sì. Quindi ci sta. Convinto della scelta. Undefeated in Svizzera. Quanto hai chiuso in Svizzera? Ho chiuso 8 vittorie e 3 pareggi. Poi in top? In top ho vinto contro Mirror, sì. Ho perso da Brave Sala, non so, Brave Sala. Sì. Brave Sala che esiste, a quanto pare, sì, se l'avevo l'amico, sì. Dai, partiamo con la lista. Bolenjain. Giocavi a? 46. Bolenjain. Beh, quello Brave lo sappiamo. Doppia di questa perché gioco loro. Ah, okay. Volte mi serve per ripartire. Eh sì, quindi è la prima volta che ne vedo due di Fateful. Forti, è risolto un sacco di volte, due la persona non se l'aspetta. No, non se l'aspetta. La Bogart più forte del formato. Beh, certo. Salita poco, però sempre risolutiva. L'Engine la Tank, sì? 3, 2, sì? 3, sì? 1 e una di queste. Perché tante volte mi capita di evocare Special Lady Lei e poi non funziona un cazzo, aggiungo lei, faccio normal. E quindi vado su Fibber, non mi aiuta a giocare. Poi abbiamo i target di Fibber. Sì. Poche volte mi ha fatto briccare, sono onesti. Questa in mano è tanta roba. Sì, sì, bella, bella. Ti aiuto. Vabbè, la mono, giustamente. Poche volte, onestamente. Per la maggiore risultava la combo full. Sì. Monoperbo, per forza, monoperbo. Quante volte falce combo? Sempre. Sempre, troppo poco. Pochi drop, cioè dopo spieghiamo pure perché. Sì. In merito all'entro ho deciso di giocare. Beh. Flop. Mi hanno flammato un sacco i miei amici per spingendomi a non giocarla. Perché dice che la probabilità di risolvere lei nel tuo turno è del 4%. Io l'ho risolto almeno 80%. Sì, 80%. Sì, perché la gente sa giocare mi va già Asci su forza. Vabbè, ma la porti di teleport, annulla e spacca, è troppo forte, no, dai. Ci sono tanti modi per baitare Asci, che la forza un pochino. Comunque volte ti giocare. L'ho un sacco di volte risolto. Abbastanza. Tre Asci. Sì. Tre Veiler. Vabbè, tuner, dai. Normale, una normal tuner per la magia, non specifico per quello, non è così tanto importante. Mono token. Sì, questa qua l'ho copiata da una lista di Anijawari, non puoi giocarne più di uno perché tu comunque giocando l'engine c'è questa terra che fa. Sì, sì. Quindi secondo me mono per ci sta e poi tre drop. Vabbè, c'è niente da dire. Ribalti le board, non cambieresti nulla. È nell'extra. Ah vabbè, poi ci arriviamo. Sì, faccio prima l'extra o sai? Sì, sì, l'extra, sì. Vabbè, Chaos Ruler, vabbè, fare. Standard, combo. Così, io volevo giocare l'incuribo, sinceramente. Cioè, che so, Derkan B puoi fare altre giocate. Puoi fare qualcosa, se avessi avuto Nibiru e il token era grosso avrei potuto meno, non Nibiru, quindi inutile. Vabbè. Ci sta Araldo, giocando Illusion of Chaos, così non vado sotto droplet. Ma è il tuo mazzo che si gioca Mare Mare, tu non l'hai giocato oppure è un altro mazzo? Sì, puoi giocare Mare Mare, però ho preferito non farlo. Sì, è Brick. Comunque è stato incredibilmente consistente il mazzo. Sì. Vabbè, Standard. Poi le Charmer, entrambe per forza perché vai Selenaccio e scorda i video. Sì, sì. Per fare... Capita pure di schiantarti per aggiungere qualcosa. Sì, sì. Sì, sì, assolutamente. Standard. Sì, è Accio e scorda. Standard. Ho deciso di giocare lui e ho deciso di giocare Jenging al posto di cosa? Ho deciso di giocare Jenging. Quello non che mi piace... fa 1002? Sì, non mi piace giocare Psychic and Punisher. Sì, okay. Però l'errore più grave in assoluto della decklist è stato lui. Una merda, uno schifo. L'aborto, mai evocato, inevocabile, a condizioni di evocazione troppo specifiche. Toglie. Lo so, però. Auto Dark Ruler se l'ha settata. Sì, però non lo so. Vabbè, i token. Sì. Il token di cosa? Marini, la parte più bella della decklist. Sì. E poi la side. Allora ho deciso di giocare Backrow removal, non specifico per fermo, cosa cambieresti dell'extra? Quindi il lot red. Sì, lot red di nuovo. Uno Psychic and Punisher forse sarebbe stato meglio. Beh, questo è contro i mazzi removal, settori standard per Mina. Comunque sì. La desidavo, ce la mettevo pure andando primo contro mazzi che mi potevano fare Mina, mazzi combo. Uno va giocato, se no perdi la Mina. Tre Ivelli al posto di Storm, queste cose qua, anti-spell, vabbè, è stato forte. Sì, è stato molto forte Ivelli. Per forza. Niente da dire. Quante volte ti hanno fatto cross out su queste? No, mai. Mai. Ma vincevo in modo diverso, poche volte l'ho messa. Ok. Però ci sta. Ci sta. Ho deciso di giocare poi niente entrap, tre Dark Ruler perché volevo giocare con la sesta carta, con il rischio di beccarmi anche. Sì, peschi di sesta. Sì, però è stata forte, comunque l'ho risolto tantissime volte, ma nello specifico la carta che nessuno si aspettava erano loro.
Perché la normal non la fai. Come mai? Perché non fai la normal e togli 2v2? Sì, ma perché Swarzall mi chiude con Cixia o Barone e spacca 2. Lì è un mazzo che posiziona tante carte, quindi cado sempre sotto il blackout. Io gli metto questa qua in difesa. Sì. Mancano 5 secondi, prende 1000. Non è mai successo di vincere i tornei. Però è forte. Però molto forte, non puoi normalare, invece puoi fare special. Ma io non le faccio. No, appunto, puoi fare special, sì, la, perché è la vecchia carta questa. E quindi pulisco il terreno pure nei mirror, è stata forte. Sì, sì. No, ma bella tech questa, sì, mi piace. È stata carina. Allora, non ringrazio nessuno. Ma neanche tu, amico. Ringrazio te, no scherzo, ringrazio i miei amici che mi hanno aiutato a testare, il mio sito che mi sta facendo la profile. Ma per carità, è un piacere. Armageddon che mi sta. Salutiamo che mi sta. Sì, io sono il canale. Va bene, allora, io non ringraziamo. E ci vediamo alla prossima top. Ci vediamo alla prossima top. Promesso, eh. Ciao, ciao.